e da un mistero, chiamiamolo così, ad un altro. È un altro che ci porta a Bordighera e parla di cavò misteriosi dentro una banca. Ce la racconta Marco Ferini. Il manoscritto di un pentito d'Indrangheta. Il proprietario di una villa ottocentesca. L'oro e i gioielli contenuti nel cavò di una banca. Massoneria, speculazione edilizia e banchieri. Ecco gli elementi del giallo di Villa Mariani. Questo cos'è? Questo è il manoscritto del pentito di 'Ndrangheta, dove è spiegato il disegno criminale per impadronirsi di Villa Mariani. Qui si parla anche di massoneria? Sì, perché sia l'imprenditore locale sia l'affiliato di 'Ndrangheta erano massoni. Il suo disegno criminale per affossare Villa Mariani, per farla vendere all'asta e comprarla, quindi si fa per dire, a pochi spiccioli. 'Ndrangheta, massoneria, speculazione edilizia e potere bancario. Tra le righe di questo manoscritto si nasconderebbe un piano per la spartizione di un patrimonio immenso dal valore inestimabile, la villa a Bordighera del famoso pittore impressionista Pompeo Mariani. Del contenuto del manoscritto parleremo tra poco. Carlo Bagnasco ha comprato questa villa dall'ultima erede del pittore con la promessa di valorizzare e rendere fruibile al pubblico l'immenso patrimonio artistico di Mariani, 5.500 quadri, 120.000 oggetti unici e libri rarissimi. Questo che quadro è? Un capolavoro di Pompeo Mariani eseguito al Cairo nel 1891, la venditrice di arance, ha un valore di 400.000 euro. Quest'altro invece? È sempre stato eseguito al Cairo nel 1881, vedute delle piramidi, valore 120.000 euro. Qua dove stiamo entrando, Carlo? Stiamo entrando nell'atelier di Pompeo Mariani, che è uno degli atelier di pittura d'Ottocento più importanti al mondo, sopravvissuti. Villa e patrimonio artistico sono stati messi all'asta da una banca a causa di un debito. 1999-2000 accendiamo un mutuo per restaurare questo edificio e anche il parco e la villa, e poi all'improvviso nel 2004 succede che la banca mi chiede di rientrare delle posizioni appunto accese, in quanto la banca sta per essere venduta ad un'altra banca. Per Carlo Bagnasco saldare il debito non è certo un problema. Io non mi ero preoccupato più di tanto perché all'interno della stessa banca avevo un cavò con 5 milioni di euro dentro, costituiti da un'opera di Degas, un bellissimo disegno di Degas, dei bellissimi gioielli e 20 chili d'oro. La banca però si rifiuta di far aprire a Carlo il suo cavò, cosa che può fare da contratto se c'è un contenzioso con il cliente. Io ripetutamente ho chiesto alla banca dal 2004 di entrare in questo cavò e mi è sempre stato negato. Essendo in debito con la banca, prima dovevo pagare il debito e poi potevo entrare nel cavò. Un controsenso? Un controsenso, perché nel cavò c'era necessario pagare il debito. L'istituto di credito inspiegabilmente procede contro Carlo e per un debito da 1 milione di euro mette all'asta Villa Mariani. Carlo farà poi una triste scoperta. Un ufficiale giudiziario, su ordine di un giudice, assieme a un fabbro ha aperto, scassinandolo, il suo cavò. Io nel mese di agosto del 2010 scopro che il 21 maggio dello stesso anno del 2010 un ufficiale giudiziario aveva fatto l'ingresso nel cavò senza avvisarmi e redige un verbale nel quale dice che all'interno del cavò non c'era nulla. Qualcuno ha svuotato il cavò di Carlo e così, per bloccare la vendita all'asta della villa, è costretto a svendere sotto costo parecchie opere di Pompeo Mariani. La magistratura fa delle indagini e scopre che il cavò non era stato aperto solo il 21 di maggio con un ufficiale giudiziario, ma era stato aperto un mese prima, il 7 di aprile, con una chiave che avrei dovuto avere solo io. Il cavò è stato scassinato solo successivamente, in presenza dell'ufficiale giudiziario. Come è stato possibile dunque aprirlo prima di quella data se la banca da contratto non possiede copie delle chiavi? Questa dovrebbe essere l'unica copia della chiave consegnata dalla banca a Carlo Bagnasco. Durante l'apertura del 7 aprile 2010 però la porta non è stata scassinata. In banca nessuno è stato indagato, ma chi è stato a svuotare il cavò? Questo valeva sui 200.000 euro, questo sui 50.000 euro e questo sui 350.000 euro.
Ecco forse l'elemento più importante di questo giallo. Nelle carte d'indagine dei magistrati c'è un manoscritto, proprio quello che abbiamo visto all'inizio di questo racconto. Il memoriale consegnato da Ettore Castellana, pentito di 'ndrangheta legato alla massoneria, che rivela l'incontro segreto tra il presidente della banca e un noto costruttore edile per affossare Villa Mariani, si legge, e venderla all'asta per pochi spiccioli. Secondo quanto scritto nel memoriale di Castellana, sia l'atelier del pittore Mariani sia la villa avrebbero dovuto essere distrutti per costruire 38 appartamenti del valore di 20.000 euro al metro quadro più 50 box qua nel giardino. Per capire dove siano finiti oro e gioielli per 2 milioni di euro assieme a un quadro di Degas da 3 milioni di euro, con Carlo Bagnasco andiamo nella filiale della banca dove erano custoditi. Ci accoglie il cassiere che registra gli ingressi al cavò. I cavò ci sono ancora qua? Sì, ci sono qua. Posso andare a vedere un attimo per cavò? Mi mette in difficoltà. Che lo sa? Dopo essere stati derisi per la nostra richiesta, arriva il direttore. Se qualcuno si è fatto il duplicato della sua chiave in qualche modo, assolutamente fanno magari che le prendono però per andare giù ha dovuto passare dal cassiere. Allora a quel punto la collusione di 10 persone che sono tutte d'accordo, allora essere, se no come mai in 50 anni non è mai successo questa filiale, un caso del genere? Ma perché lei si pone il problema dei 50 anni e non affronta il problema di questo caso? Una banda di ladri sono messi d'accordo e hanno derubato. Una banda di ladri non ci si accorge di un'effrazione, di un ingresso in banca, è una cosa assurda. Una banda di ladri scassina il cavò, si vede, ci sono le telecamere di sorveglianza. Allora mi dica lei, che cosa se ne fa la banca delle opere d'arte, l'opera d'arte o dei valori suoi? La banca. La domanda resta aperta, perché la magistratura non ha ancora individuato i responsabili del furto, ma il memoriale di Ettore Castellana scoperchia il legame tra banche, 'ndrangheta, speculazione edilizia e massoneria in Liguria. Carlo Preve indaga da anni attraverso le sue inchieste sull'argomento. C'è un dato comune in tutti questi 30-40 anni di speculazione edilizia in Liguria: l'immobiliarista, il costruttore e il finanziatore, le banche. Ebbene, prima di conoscersi nel momento ufficiale della presentazione del progetto, si conoscono sempre prima, è storicamente provato, in moltissimi casi, dove? Nella loggia massonica. Che cosa ne può sapere uno come Castellana, che è un condannato per 'ndrangheta, appartiene ad ambienti sociali ed economici totalmente diversi, eppure è a conoscenza dell'incontro riservatissimo tra il presidente di una delle banche più importanti d'Italia ed un grande costruttore. Bene, l'unica spiegazione perché lui sappia questa cosa è la comune vicinanza di tutti e tre agli ambienti massonici. Villa Mariani è oggi aperta al pubblico. Carlo Bagnasco è riuscito a salvarla dalla vendita all'asta, ma i responsabili del furto da 5 milioni di euro non sono ancora stati individuati.